Dunque, oggi incominciamo l'argomento di biologia sistematica. Biologia sistematica. Allora, che cosa intendiamo quando diciamo biologia sistematica? Intendiamo un ramo della biologia, quel ramo delle scienze biologiche, che è forse il più antico di tutti quanti, anzi, senza forse, è il ramo più antico delle scienze biologiche, è quello che si occupa di descrivere, di studiare, scoprire e descrivere, e anche dare un nome agli organismi viventi che abitano sul pianeta Terra. Okay? Quindi, si occupa appunto di questo, la biologia sistematica. E questa biologia sistematica la possiamo vedere come suddivisa in due rami principali, per così dire, okay? Che sarebbero vediamo se si scrive, la tassonomia, okay? Quindi la sistematica, biologia sistematica, la possiamo suddividere in tassonomia, e poi vediamo cosa si intende. Tassonomia e nomenclatura biologica. Nomenclatura è facile, significa dare i nomi, che è studiare come si devono trovare un sistema per chiamare gli organismi viventi. Mentre invece tassonomia è tutto il resto, fondamentalmente è descrivere come sono fatti questi esseri viventi e in particolare nella sistematica moderna, nella tassonomia moderna, cercare di capire come questi sono imparentati tra di loro. Allora, noi faremo prima un po' di approfondimento di tassonomia, poi qualche parola di nomenclatura e poi incominceremo oggi, se ce la facciamo, a vedere la sistematica di alcuni gruppi di eucarioti che di solito si vedono poco, ok? Di biologia sistematica. Dunque, all'inizio dei tempi, da sempre, l'uomo fondamentalmente suddivide gli organismi viventi in, in gruppi, ok? Vediamo che faccio vedere lo schema intero. Eccoci qua. Dell'antichità, e che tutti quanti capiamo, ok? Oppure le piante commestibili o le piante medicinali. Sono anche questi gruppi di organismi viventi che noi abbiamo sempre utilizzato. Quindi una sorta di tassonomia è sempre stata presente nella cultura umana, perché la cultura umana ha bisogno di classificare gli esseri viventi sulla base di, se non altro, l'utilità che hanno per le nostre persone. Okay? Poi, andando più avanti con gli studi di biologia nei secoli, come abbiamo già detto parlando di evoluzionismo, quando siamo arrivati nel 600-700, ormai la gente ha incominciato a capire che questi organismi avevano qualche cosa in comune, cioè che erano in qualche maniera rassomiglianti tra di loro in modo un po' più profondo che non l'utilità che potevano avere per noi. Per esempio, hanno incominciato a notare che esistevano gruppi di animali, come potrebbe essere, non so, i mammiferi, che erano, tanto per dirne uno che voi tutti quanti sicuramente conoscete, che erano accomunati da alcune caratteristiche fisiche, no? Alcune caratteristiche morfologiche, si dice, cioè della loro forma, erano accomunati. Per esempio, i mammiferi sono accomunati dal fatto che producono latte e hanno il pelo e varie altre cose, tantissime altre cose. Adesso ho incominciato a studiare queste cose qui e a creare questi gruppi, raggruppamenti sulla base delle caratteristiche distintive che li distinguevano, quindi caratteristiche della loro forma. Okay? Quindi organismi più simili tra di loro, man mano che sono più simili, venivano raggruppati insieme e moltissimi gruppi che noi conosciamo sono gruppi che sono stati riconosciuti in questo periodo. Per esempio, appunto, sono i mammiferi, oppure potremmo dire gli anfibi o gli uccelli, tanto per rimanere negli animali invertebrati, ma potremmo anche dire, non so, i coleotteri, oppure, che ne so, i molluschi. Oppure tra le piante potremmo dire, che ne so, le graminacee, per fare gruppi di organismi viventi con caratteristiche comuni. Okay? Allora, a questi raggruppamenti, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato di evoluzionismo, non si capiva che significato si dovesse dare in senso profondo, nel senso che la gente diceva, vabbè, sapete cosa c'è? Le graminacee sono delle piante che sono accomunate tra loro, sono imparentate tra di loro, hanno una serie molto lunga di somiglianze, ma non si sapeva da dove venissero queste somiglianze. Si pensava che queste somiglianze fossero dovute al fatto che Dio, in un certo senso, seguiva degli stampi o degli schemi prestabiliti e quindi aveva un po', come dire, dei prototipi in mente e poi faceva delle piccole variazioni sul tema.
Da quando invece c'è stato lo sviluppo dell'evoluzionismo, quindi da Darwin in poi, è diventato assolutamente chiaro e palese che queste somiglianze non esistono per caso o perché qualcuno aveva un'idea generale di come fabbricare un qualche organismo, ma che sono collegate al fatto che questi organismi sono imparentati tra di loro. E naturalmente, tanto più due organismi sono imparentati tra di loro, tanto più saranno somiglianti, esattamente come succede, ancora di più di come succede nelle famiglie, ok? Noi abbiamo qualche cosa in comune con il nostro fratello, abbiamo qualcosa di meno in comune con i nostri nonni, abbiamo qualcosa di meno in comune con i nostri cugini, e poi, man mano che andiamo indietro nell'albero genealogico, le somiglianze vanno via via diluendosi e sparendo. È una cosa assolutamente simile, succede anche negli organismi viventi. Allora, è diventato importante e significativo per quanto riguarda la classificazione, o meglio la tassonomia, sì, appunto, quindi la classificazione degli esseri viventi, riconoscere quei gruppi questi gruppi di organismi viventi come gruppi di organismi che hanno qualche cosa in comune in quanto sono discesi da un antenato comune. Moltissimi dei gruppi tradizionali che erano stati fatti già nel 600-700, così, effettivamente sono gruppi di organismi che discendono da un antenato in comune. Per esempio, tutti i mammiferi hanno queste caratteristiche in comune perché tutti quanti discendono da un unico organismo che era un mammifero che è vissuto nel Triassico all'inizio dell'epoca dei dinosauri. Okay? Quindi, tutti questi gruppi qui sono spesso e volentieri gruppi che raccolgono, diciamo, organismi che hanno antenati in comune, d'accordo? Con una complicazione molto significativa sulla quale occorre che mettiamo il punto, ok? Allora, se gli organismi sono imparentati tra di loro, noi li possiamo mettere in una sorta di albero genealogico. Di albero genealogico, per esempio, costruiamo un albero genealogico, va bene, dove qua ci sono io, qua c'è mio fratello, ecco, vedete, mio fratello. E questi due sono uniti così. E questi due, qui ci saranno i nostri genitori, mamma e papà. Poi indietro qua ci sono i nonni, nonni, ok, mamma e papà. Mamma, facciamo, e poi qua c'è il mio cugino, ok? Cugino, e poi ci sono i genitori dei miei nonni, che sono i miei bisnonni, va bene, qua con i miei prozii, e poi qua con i cugini di secondo grado, di terzo grado, e così via, che okay? Noi possiamo costruire per qualsiasi persona un albero genealogico di questo tipo, d'accordo? Allora, una cosa simile si può fare anche con le specie viventi e se si fa uno studio di questo tipo ci si rende conto ben presto che succede un problema. Allora, questo albero qui, una sorta di albero genealogico degli esseri viventi, dei gruppi di esseri viventi, ha un nome speciale, si chiama un albero filogenetico. Filogenetico. Ok? L'albero filogenetico è una rappresentazione delle ramificazioni, una rappresentazione del grado di parentela di diversi gruppi di organismi viventi. Okay? Ne avete uno nel libro, mi pare, adesso non mi viene in mente, ma mi pare che ci sia qualche esempio di alberi filogenetici che vi potete guardare, ok? Albero filogenetico. Adesso andiamo a vedere un problema che si riscontra quando si iniziano a studiare questi alberi filogenetici, con un esempio classico di un gruppo che è il gruppo degli uccelli e con le loro parentele, ok? Tutti voi avete presente gli uccelli, quindi non ho problemi a dovervi spiegare di che cosa stiamo parlando. Questi sono gli uccelli, uccelli, e questi uccelli sono imparentati, in un certo modo, con i coccodrilli. Bene, coccodrilli, ci avete presente i coccodrilli? E questa, che gli uccelli siano imparentati con i coccodrilli, in qualche modo, è una cosa che si era capita. Già Cuvier l'aveva capita perché molte ossa e molti dettagli del loro apparato circolatorio sono esattamente identici, cioè gli uccelli assomigliano, per esempio, del cuore, di alcune parti, sono molto somiglianti ai coccodrilli. Sembra strano perché se noi li guardiamo esternamente, ok,
se noi li guardiamo da fuori, i coccodrilli e gli uccelli sembra che non abbiano niente in comune, ma in realtà, se uno guarda bene, hanno molte cose in comune e sono cose che si sapevano già dall'Ottocento che hanno molto in comune, quindi sono cose abbastanza semplici, non occorre scomodare DNA o stranezze strane, ok? È una cosa che si vede, sono imparentati con i coccodrilli. Se poi andiamo indietro nel loro albero filogenetico, vediamo che c'è più indietro, sono imparentati di meno con le lucertole. Lucertole. Sono imparentati meno con le lucertole e i serpenti, anche sono qua, le lucertole e i serpenti, sono in questo punto qua, serpenti. Queste cose studieremo nel dettaglio andando avanti. Questi gruppi vedremo un po' cosa sono, come sono. E se andiamo indietro ancora, e non chiedetemi adesso come si fa a ricostruire queste cose, ma si può guardare dai fossili, un sacco di motivi, indietro ancora ci sono le tartarughe. Tartarughe, ok? Ecco qui. Allora, adesso andiamo a vedere che questo albero filogenetico è un albero filogenetico, contiene gli uccelli, i coccodrilli, lucertole, serpenti e tartarughe. Allora, di questi gruppi, di questi organismi qua, come vengono raggruppati di solito? Beh, lo sapete tutti quanti come vengono raggruppati di solito, perché sono le cose che si fanno anche alle scuole elementari, no? Noi studiamo che gli animali vertebrati sono mammiferi, uccelli, rettili, pesci e anfibi. Di solito questi sono i gruppi, no, che si nominano di animali vertebrati. Io adesso dico queste cose in tutta tranquillità, sperando che voi abbiate presenti, insomma, questi concetti. Sono cose che si fanno alle scuole elementari, appunto. Allora, noi diciamo che questi fanno un gruppo a sé, che sono appunto gli uccelli, li chiamiamo uccelli, okay, come gruppo formale, e che questi qua invece insieme li chiamiamo i rettili. Rettili. Giusto? Tutti quanti? Nessuno si stupisce di questa cosa che vi ho detto adesso, giusto? Immagino. Qualcuno ha domande fin qua? Spero che nessuno se ne stupisca. In realtà, c'è un problema. C'è un problema. Qual è il problema? Se voi guardate, questo animale qui, il coccodrillo, ha un antenato in comune con gli uccelli, che era questo. Questo è l'antenato in comune, che lo chiamiamo Pippo, non so come si chiama, che è Pippo. Ha un antenato in comune con gli uccelli, che è più recente, cioè che è esistito dopo, dell'antenato in comune che questo sempre coccodrillo qua aveva, che lo chiamiamo, che ne so, Gianni, va bene? Gianni. Pippo è esistito dopo Gianni e quindi gli uccelli, i coccodrilli, sono più imparentati con gli uccelli che con le lucertole e i serpenti, perché l'antenato in comune che hanno avuto con gli uccelli è più recente. In altre parole, gli uccelli e i coccodrilli è come se fossero fratelli, mentre invece le lucertole e i serpenti sono i loro cugini, sono i loro cugini. Allora, siccome le lucertole e i serpenti sono i loro cugini, non si può dire, naturalmente, che un coccodrillo sia più simile a una lucertola che non che un uccello sia più simile alla lucertola. Almeno non si può dire in senso di parentela, cioè i coccodrilli non sono più imparentati con le lucertole che non gli uccelli, perché sono imparentati altrettanto, dato che il loro antenato comune è più vicino. In poche parole, è come dire che anche se questo e questo a guardarli da fuori si assomigliano di più, è una coincidenza, è come se questo fossi io e questo fosse mio fratello e questo fosse mio cugino. Magari io assomiglio di più a mio cugino superficialmente che a mio fratello, ma ciò non toglie che sono più imparentato con mio fratello comunque, in ogni caso. Allora, classificare questo gruppo qua dei rettili è un errore. È un errore perché questo animale qui ha poco a che fare con questo. Ha più a che fare con questo. Ha più a che fare con gli uccelli. Allora, di questo se ne sono accorti abbastanza presto, in realtà, di questo problema, ok? Già all'inizio del Novecento ci si è accorti, si sapeva benissimo che gli uccelli, che questo albero era già stato ricostruito, così, ok? E si era già capito che classificare questi in un gruppo e questi in un gruppo a sé era, dal punto di vista della parentela, un errore. Però qualcuno diceva, vabbè, poco male, tanto questi,
dal punto di vista esterno, dell'aspetto, sono completamente diversi da questi e possiamo fare una classificazione di questo tipo. Questo è stato un criterio che si è usato per molti, molti anni, diciamo fino agli anni 60. Poi dagli anni 60 basta, è stato abbandonato del tutto su influenza principalmente di un entomologo è una persona che studia gli insetti, un entomologo tedesco di nome Willy Hennig. Willy Hennig. Scriviamo il nome, ok? Hennig. Willy Hennig ha detto no, basta, ha scritto un libro molto influente in cui ha praticamente convinto tutti che questo sistema di classificare gli organismi sarà anche pratico da usare, ma porta un sacco di problemi. E quindi questo gruppo dei rettili deve essere eliminato. Deve essere eliminato. Allora, sono stati introdotti alcuni concetti che sono molto importanti e che noi dobbiamo imparare a conoscere, okay? Sono il concetto di gruppo monofiletico, parafiletico e polifiletico. Tanta carne al fuoco oggi, eh? Un gruppo monofiletico. Le prossime lezioni saranno puramente descrittive, quindi non ci saranno problemi. Monofiletico, questo è l'unico punto importante. Parafiletico. E polifiletico. Polifiletico. Allora, questi diversi gruppi con cui si possono raggruppare gli organismi viventi sono fatti così. I gruppi monofiletici, monofiletici sono i gruppi naturali, cioè sono quei gruppi che radunano tutti e soli gli organismi che hanno un antenato in comune. Ripeto, sono i gruppi monofiletici, i gruppi che radunano tutti e soli gli organismi che hanno un antenato in comune. Per esempio, gli uccelli sono un gruppo monofiletico, cioè sono un gruppo che raduna tra di loro, che riunisce tra di loro tutti gli animali che hanno un antenato in comune di tutti gli uccelli, che era per esempio, allora, questo gruppo qui lo possiamo suddividere, vabbè, ci sono gli struzzi, ci sono i piccioni, i polli, vabbè, ci sono le tortore, ci sono, non so, mille mila, ok, qui si ramifica tantissimo, tutti e soli, tutti quanti gli uccelli che adesso esistono, discendono da un unico antenato in comune e non è escluso nulla. Non è escluso nulla da questo. Quindi, siccome sono compresi tutti quanti e nessuno è escluso, questo è un gruppo monofiletico. Un gruppo monofiletico, d'accordo? Cosa sono i gruppi parafiletici? A questo punto, parafiletici. Un gruppo parafiletico è un gruppo che comprende solo discendenti di un antenato comune, quindi solo, quindi questi li comprende tutti e soli. Tutti e soli. Questo gruppo qui, gli unici gruppi parafiletici, li comprende tutti, ma non soli. Cioè, no, al contrario, li comprende soli, ma non tutti. State pazienza, si fa sempre confusione. Li comprende soli gli antenati, i discendenti di un antenato comune, ma non tutti. Per esempio, se io prendo questi due qui, vedete, i coccodrilli, gli uccelli e i serpenti. Io ho anche, prendiamo anche le tartarughe, voilà che è meglio, così è più facile per tutti. Se io prendo questo gruppo qui, io ho preso solo discendenti di questo animale che è vissuto qui, ok? Che chiamiamo Tony, vabbè, Tony. Ho preso solo discendenti di Tony, ma non li ho presi tutti perché ho escluso gli uccelli. Ho escluso gli uccelli, quindi questo è un gruppo parafiletico. Questo gruppo non è un gruppo naturale. Cioè, me lo sono inventato io di escludere gli uccelli, perché mi stanno antipatici a me, perché io ho deciso così che gli uccelli sono talmente diversi per qualche motivo, che hanno, il fatto che hanno le piume li rende diversi dagli altri, ma l'ho deciso io arbitrariamente, capito? Non c'è nessun motivo oggettivo per cui io dovrei escludere gli uccelli, perché se io prendo i discendenti di Tony comprendono anche gli uccelli, e quindi io non li posso escludere, l'ho deciso io, perché escludere gli uccelli e non escludere le lucertole? Mi sono svegliato io? Ok? Sì. Allora, il gruppo parafiletico è un gruppo che comprende solo discendenti di un antenato comune,
ma ne esclude qualcuno, cioè non li comprende tutti. È un gruppo parafiletico. Allora, questi gruppi parafiletici, dice Willy Henning, non vanno usati. Non vanno usati nella classificazione. Okay? Non vanno usati. Quindi impariamo che cosa sono questi gruppi parafiletici e ne parleremo avanti di molti gruppi parafiletici. E dovete sapere che cosa intendo quando dico parafiletico. Un gruppo invece polifiletico è la cosa peggiore, che non comprende né tutti né soli i discendenti di antenati comuni. Per esempio, un gruppo polifiletico, scusate, potrebbe essere le piante medicinali. Piante medicinali, ok? O le bestie feroci, che ne so, gli animali da cortile. Vabbè, gli animali da cortile comprendono la gallina, che è un uccello, il coniglio, che è un mammifero, e varie altre bestie che non c'entrano un tubo una con l'altra, ma che sono prese una da qua, una da là, e fatte un gruppo così. Questo è un gruppo polifiletico che naturalmente no, nessuno è mai venuto in mente, cioè da molti secoli nessuno pensa di usare per classificare in modo intelligente gli organismi viventi, ok? Quindi abbiamo un'idea di che cosa sono questi gruppi monofiletici, parafiletici e polifiletici. Dovete concentrarvi molto su queste definizioni perché sono importanti e ne parleremo spessissimo. Gruppi naturali, gruppi monofiletici, gruppi che escludono un altro gruppo, parafiletici, e gruppi che sono completamente arbitrari, come invece i gruppi polifiletici. Quando noi classifichiamo gli organismi, quando noi diciamo il nome di un gruppo di organismi, okay. Questo nome di gruppo di organismi viventi può essere di tre tipi: monofiletico, parafiletico o polifiletico. Facciamo qualche esempio, tanto per capirci. I mammiferi è un gruppo monofiletico, oppure gli uccelli, oppure che ne so, le graminacee, piante graminacee, sono gruppi, o le conifere anche, sono gruppi monofiletici. Sono gruppi che comprendono tutti e soli i discendenti di un antenato comune. Quindi sono gruppi che esistono in natura, cioè esistono da soli, indipendentemente dal fatto che io gli dia un nome. Esistono perché sono basati su una cosa reale, sulla parentela. Okay? Gruppi parafiletici invece sono i gruppi in cui tu escludi qualcosa, perché hai deciso che qualche cosa va escluso, ma l'hai deciso tu. Non è una cosa naturale che esiste in sé, okay? Che si esclude in sé. Per esempio, i rettili sono un gruppo parafiletico. Un altro gruppo parafiletico sono i pesci. Okay? Tu escludi tutti i vertebrati terrestri, quindi i pesci sono un gruppo parafiletico. Il terzo gruppo è un gruppo polifiletico, e sono gruppi che comprendono un po' di tutto, va bene? Per esempio, non so, le piante bulbose, oppure, non so, gli animali da cortile, appunto, le bestie feroci, sono tutti gruppi parafiletici, scusa, polifiletici, gruppi che comprendono un po' di tutto, un po' minestrone di robe prese un po' da qua, un po' da là, una specie di Macedonia. Okay. Sono utili anche questi, ma nessuno ha la pretesa di dire che sono dei gruppi naturali o che hanno qualche significato scientifico. Ok? Va bene. Allora, questi sono i principi generali di tassonomia, le cose più importanti che noi abbiamo visto, ok? La tassonomia e le idee di tassonomia filogenetica. Allora, al giorno d'oggi si tende a usare solo gruppi monofiletici, gli altri sono arbitrari e quindi si tendono ad escludere. Questo è importante perché, come vi ho detto, no, non ve l'ho detto voi, l'ho detto in terza, quindi non funziona, ma fino agli anni 50, appunto, del secolo scorso, quindi 1950 con Willy Henning e gli altri, la biologia sistematica era un po' una scienza, un po' un'arte di creare gruppi che fossero comodi per noi, ok? Dagli anni 50 si è arrivati a escludere tutto quello che non è naturale. Tutto quello che è un'invenzione dell'uomo, per esempio l'invenzione di escludere gli uccelli da tutti quanti i rettili, abbiamo capito che è una nostra invenzione perché a noi fa comodo così e questo non si accetta più, perché la biologia sistematica vuole div essere diventata, diciamo, una disciplina rigorosa, okay? Per quanto si può. Ci sono un sacco di cose da dire, ma insomma, per adesso le vediamo tra un po'. Okay? Allora, l'altra faccia della biologia sistematica è una cosa che non è neanche una vera e propria scienza, ma è semplicemente un modo, che è una pratica, non so come dire, che è la pratica della nomenclatura biologica.
Penso di non aver bisogno di scrivervi nomenclatura biologica, ed è semplicemente un sistema per dare un nome agli organismi viventi. Allora, anche questa è una cosa che ovviamente è sempre esistita, cioè noi abbiamo sempre dato un nome agli organismi viventi. Infatti, le parole per dare nome agli organismi viventi esistono chiaramente in tutte le lingue, no? C'è la parola cane che esisteva in latino, che esisteva nell'antenato del latino, parola, non so, quercia, la parola pesce, la parola, non so, piccione e così via, sono tutte parole che sono nomi dati agli organismi viventi, d'accordo? Questi vengono chiamati i nomi comuni di organismi viventi. Allora, dicevo, abbiamo mi sono perso il filo. Nomi comuni, ok? Nomi comuni. Naturalmente questi nomi comuni sono diversi in tutte quante le lingue e sono anche nomi che spesso sono vaghi, per esempio noi possiamo dire una tortora, ma di tortore ce ne sono vari tipi, c'è la tortora da collare, c'è la tortora europea, ce ne sono tantissime specie al mondo. Quindi sono nomi che spesso sono vaghi e non in tutte le lingue esistono nomi per tutti gli organismi, perché è chiaro che non esisteranno nomi in italiano per gli animali che vivono solo, che ne so, nella foresta pluviale amazzonica, ok? Non ci sono perché noi non li abbiamo mai visti, quindi non abbiamo mai nella nostra storia trovato un nome per questi organismi. Meno che mai ci sono nomi per gli organismi che non si sapeva che esistevano fino a qualche tempo fa, per esempio gli organismi unicellulari. E tenete conto anche che comunque ogni anno vengono scoperte centinaia e centinaia di nuove specie, anche di animali e piante, senza andare in cerca di organismi assolutamente così difficili da vedere. Quindi, cosa significa? Significa che ci deve essere un modo per nominare questi organismi. E gli scienziati hanno avuto questa esigenza, l'esigenza di trovare un sistema unico di nominare tutti gli organismi viventi. Praticamente da quando esiste il metodo scientifico nel 600. Allora, il primo metodo che si è tentato per dare un nome a questi organismi viventi è il metodo dei nomi descrittivi. Nomi descrittivi. Vediamo se ho in rosso, vabbè, ma va benissimo così. Nomi descrittivi. E nel 600, così, ok? Descrittivi, si tentava di dare una descrizione un po' standardizzata degli organismi viventi. Questo sistema dei nomi descrittivi è stato sviluppato soprattutto per le piante medicinali. Cioè c'era una grande necessità di capirsi tra medici cosa si parlava quando ci si riferiva a un nome di una pianta medicinale. Naturalmente tutti questi nomi descrittivi sono dati nella lingua che si usava tra scienziati all'epoca, e la lingua internazionale dell'epoca era il latino, quindi i nomi descrittivi sono tutti quanti, si trovavano all'epoca tutti quanti in latino. Allora, questo sistema dei nomi descrittivi è andato avanti per un certo periodo fino a che non è arrivato il signor Carl Linné. Carlo Linneo, allora io scrivo Carlo Linneo, qua, è quello che abbiamo già visto parlando di evoluzione, Carlo Linneo. E adesso vi tiro fuori di nuovo la foto perché va bene che la vediamo. Vediamo se la recuperiamo. Scusate che apro una nuova finestra. Linneus, questo è il nostro nome in latino, ok? Eccolo qui, va bene. Questo è Carlo Linneo, era uno svedese che ha proposto un nuovo metodo per dare i nomi agli organismi viventi. Questo metodo si chiama la nomenclatura binomiale o binominale. Binomiale. Io che sono un botanico dico binomiale, gli zoologi dicono binominale, tanto per fare confusione, ma comunque sia, va benissimo. La nomenclatura binomiale, cioè a ogni organismo vivente, a ogni organismo vivente è associato un nome solo di due parole. Quindi da Linneo in poi, invece che avere tutte queste lunghe descrizioni, bla bla bla, è stato un sistema molto più semplice. Ogni organismo gli diamo un nome composto di sole due parole. Questo nome, composto di sole due parole, è appunto un nome binomio, un nome binomiale di due parti,
naturalmente è in latino, perché il latino era la lingua internazionale dell'epoca, e questo sistema di nomenclatura, che tutti quanti voi avete già sicuramente un po' presente, è durato fino al giorno d'oggi. Okay? Tutti gli organismi che noi conosciamo hanno un nome binomiale, hanno un nome in latino, il nome scientifico, si chiama il nome scientifico dell'organismo. Allora voi sicuramente qualcuno di questi nomi scientifici già li conoscete. Comunque, per esempio, Homo sapiens, oppure, che ne so, Menta piperita, okay? Questi sono tutti nomi scientifici, che sono i nomi in latino infatti di due parole. Allora adesso un po' di storia di questo. Questa nomenclatura fu inventata a metà del Settecento, Linneo più o meno di quell'epoca lì, okay? E la nomenclatura è suddivisa nella nomenclatura degli animali e la nomenclatura delle piante e dei funghi e di tutti gli organismi che li somigliano. Poi questo sistema è stato ampliato a tutti quanti gli organismi, eh? Quindi, ma è iniziato con le piante e i funghi. Allora, è iniziato specificamente con due libri che si chiamano Species Plantarum, questo qui, lo faccio vedere, okay? La copertina del libro, lo potete trovare online se volete, Species Plantarum del 1753, e questo è l'inizio della nomenclatura delle piante. Se voi andate dentro a questo libro trovate i nomi e le descrizioni di qualche migliaio di piante, e tutte le piante iniziano, è il primo libro in cui ufficialmente esistono nomi di piante che si possono usare ancora oggi, nomi scientifici che sono ancora in uso oggi. Mentre invece per gli animali, il libro è il Sistema Nature, è la decima edizione di questo altro libro qui, che si chiama Sistema Nature, che è stata pubblicata nel 1763, la decima edizione, ok? E da lì si inizia la nomenclatura degli animali. E poi tutti quanti gli animali che sono stati scoperti dopo, e con tutti i cambiamenti di nome che sono dovuti a motivi che adesso non entriamo, questi sono i due libri su cui si fonda, da cui parte la nomenclatura. E da lì tutti quanti sono partiti sulle basi dei criteri inventati da questo signore Carlo Linneo. Allora andiamo a vedere, ok, qualche nome scientifico, perché ci tengo che impariate come si scrivono questi nomi scientifici. Allora adesso vi facciamo una nuova pagina, va bene? E in stampatello scriviamo come si scrive un nome scientifico, va bene? Si scrive un nome scientifico, tanto perché abbiate presente, questa è una cosa che si fa spesso brutta figura, e quindi va bene, impariamo. Allora adesso chi chiediamo che è stata la prima che è entrata, dimmi una pianta o un animale che ti piace e scrivimelo nella chat, oppure dimmelo a voce. Nome italiano, per favore. Il gatto, benissimo, benissimo. Allora, il nome scientifico del Felis domestica, Felis domestica. Allora, Felis vuol dire gatto in latino, quindi in questo caso non c'è un grosso gatto, nome della terza declinazione, non c'è un grosso problema, ok? Allora lo scriviamo, si scrive in corsivo, ok? Sempre in corsivo, per forza. Quindi anche nei documenti voi lo dovete trasportare in corsivo. La prima delle due parole va scritta con la prima lettera maiuscola, come Felis. La seconda va scritta sempre in minuscola, domestica. Felis domestica. Okay. Questo è il nome scientifico del gatto. Adesso dimmi una pianta che ti piace. Lavanda. Ok, la lavanda è il nome scientifico Lavandula officinalis. Bene, Lavandula officinalis. E anche questa va scritta sempre in corsivo e sempre con la prima parte maiuscola e la seconda minuscola. Okay? Questo è importantissimo che impariate a fare questa cosa. Okay? Una stupidaggine, imparate. Allora, queste due parole, Felis domestica, Lavandula officinalis, Homo sapiens, Rosa canina, che non so, Carcharodon carcharias, quello che sia, sono due parti, ok? Che hanno un nome specifico, d'accordo? La prima parola,
qui si riferisce al genere dell'organismo. La seconda parola si riferisce alla specie, la specie. Allora, tutte le specie viventi sono raggruppate in specie e generi. Ogni genere comprende più specie, quindi abbiamo le specie viventi, che abbiamo già detto che cosa sono. Sono di solito un gruppo di organismi che possono riprodursi tra di loro producendo prole fertile. Allora abbiamo Felis domestica. Felis domestica è la specie del gatto domestica, ok? Sopra alla specie c'è il genere, cioè varie specie sono raggruppate in generi, ok? In generi. Un esempio di genere è il genere Felis. Felis è un genere. Oltre a Felis domestica, per esempio, c'è Felis silvestris. Felis silvestris è il gatto selvatico che vive nell'Appennino, per esempio, è il gatto Felis silvestris. Quindi c'è Felis domestica, Felis silvestris, Felis quistus, Felis quell'altro, ce ne possono essere numerosi, ok? Numerosi generi sono a loro volta come una specie di matrioska raggruppati in una famiglia. Famiglia. Ok? Una famiglia. Per esempio, i felini. Felini. Allora, le famiglie si scrivono, sono tutte le nomenclature, tutte in latino. I felini, felide. Ok? E comprende, oltre al genere Felis, vari altri generi. Per esempio, il genere Pantera, a quale appartiene Panthera tigris, la tigre, oppure Panthera leo, il leone, oppure Panthera uncia, il leopardo delle nevi, ok? Un sacco di altri organismi, sempre, che sono sempre felini, felidi, ok? Ma che non sono nel genere Felis, sono in altri generi. Più famiglie possono far parte di un ordine, ordine, ordine. Per esempio, un ordine, l'ordine a cui appartiene i felini, è un ordine di carnivori. Si chiama l'ordine dei carnivori, non è solo perché mangiano carne, ma si chiama proprio così, carnivora. Carnivora è un ordine a cui appartengono i felini, ma appartengono anche vari altre famiglie. Okay? Per esempio, i felidi, ma anche i canidi appartengono ai carnivori. Allora, i canidi appartiene al genere Canis, a cui appartiene per esempio il cane, oppure sempre ai canidi appartiene, non so, il coyote, oppure appartiene, fatemi pensare a un altro genere di cani, Vulpes, va bene? È il genere della volpe, Vulpes, Vulpes, è la volpe ed è un canide che insieme ai felidi e a varie altre famiglie sono raggruppate, come una specie di matriosca, sono raggruppate nel gruppo dei carnivori, carnivori, l'ordine dei carnivori. Vari ordini insieme sono raggruppati in una classe. Classe. La classe in questo caso è una classe che tutti conosciamo, è la classe dei mammiferi, che in latino, perché tutta la classificazione è in latino, è la classe mammalia, e insieme ai carnivori sono compresi naturalmente vari altri gruppi, per esempio gli artiodattili, che comprendono le capre e le giraffe, oppure anche, non so, i cetacei, oppure comprendono le balene, o i delfini, o i chirotteri, che comprendono i pipistrelli di vario tipo, o i roditori, rodentia in latino, che comprendono varie cose, una classe dei mammiferi, ok? La classe dei mammiferi. Questa classe dei mammiferi a sua volta viene raggruppata in un gruppo ancora più grosso che adesso bisogna ha due nomi perché in zoologia, cioè quelli che studiano gli animali, di solito lo chiamano un phylum, non ha un nome in italiano, si chiama solo phylum in latino, mentre invece in botanica i botanici di solito lo chiamano divisione. Divisione. Potete dire phylum anche in botanica, ma non potete dire divisione in zoologia, quindi imparate filum. Ecco, questo gruppo filum o divisione è il gruppo dei cordati, cordati, che sostanzialmente vuol dire i vertebrati, con un piccolo asterisco, ok? Quindi questo comprende i mammiferi, i pesci, gli anfibi e varie altre cose. E poi varie divisioni, per esempio, insieme ai cordati potrebbero esserci i molluschi, gli artropodi, cioè gli insetti, le meduse, quelle robe lì, tutti insieme formano il regno degli animali, ovviamente.
Animalia. Allora, siccome questa classificazione qui adesso è di tipo filogenetico, cioè si tenta di costruire una classificazione filogenetica, ciascuno di questi gruppi deve avere tutti e soli discendenti di un antenato comune. Per esempio, tutti i gatti della specie Felis domestica, i gatti domestici, dovranno discendere da un unico gatto ancestrale e tutti quanti gli animali del gruppo Felis dovranno discendere da un antenato ancestrale. Ogni gruppo, tra l'altro, avrà una serie di caratteristiche che sono tipiche di quel gruppo. Sono caratteristiche tipiche di quel gruppo e hanno anche vari nomi, si chiamano apomorfie, ma adesso non entriamo. Ne nominiamo qualcuna di ognuno, tanto per capirci, no? Gli animali sono quegli organismi viventi, abbiamo visto un po' di caratteristiche della cellula animale, per esempio hanno i centrioli quando si dividono le cellule a metà, oppure non hanno la parete cellulare, questo è evidente, no? Un altro regno, il regno delle piante, hanno la parete cellulare, invece quindi non fanno parte degli animali. I cordati hanno la colonna vertebrale, hanno la colonna vertebrale e molte altre caratteristiche che li accomunano, le ossa fatte di fosfato di calcio e varie altre cose che invece, per esempio, l'aragosta non ha. I mammiferi hanno i peli e producono il latte, i carnivori sono un gruppo di mammiferi che hanno anche questi una serie di caratteristiche in comune, per esempio non hanno le scapole, noi abbiamo le scapole, queste due ossa qui, e i carnivori non le hanno, se voi avete un gatto o un cane, provate, non hanno le scapole. Un'altra caratteristica è che il primo premolare del dente è molto appuntito e serve per lacerare la carne, si chiamano i denti carnassiali ed è una caratteristica di quest'ordine. La famiglia dei felidi, i gatti e i parenti, hanno le unghie retrattili. Va scritto come li ho scritti io, quindi il genere e la specie va in corsivo, questi vanno in maiuscolo ma non vanno in corsivo. Ok, il genere Felis, gatti, sono piccoli felini con gli occhi con la pupilla verticale, mentre invece per esempio i leoni, le tigri hanno la pupilla circolare, e il gatto domestico è il gatto domestico. Abbiamo fatto una bella carrellata, ok, di classificazione. Allora, ciascuno di questi gruppi qui che io ho nominato è... Attenzione, adesso viene la nuova parola, è un taxon. Taxon. Un taxon, due taxa. Cioè è un gruppo che io ho costruito, che io ho creato, ok, nel mio sistema di classificazione. Nel mio sistema di classificazione, nel mio sistema sistematico, ho creato vari taxa. Questi sono taxa, ok? Alcuni sono uno dentro l'altro, perché sono più grandi uno dell'altro. Altri invece sono non uno dentro l'altro, per esempio i mammiferi e i rettili, va bene, sono due classi di cordati, ma sono alla stessa altezza, per così dire, mentre invece i cordati sono un gruppo più grande, sono un taxon più grande, quindi la parola taxon in parole povere vuol dire un gruppo, ok? Un gruppo che io ho messo nella mia classificazione e due taxa sono due gruppi che io ho messo nella mia classificazione, cioè nella mia tassonomia, come abbiamo visto prima. Ecco, allora dunque, come dovrebbe svolgersi la classificazione? Dovrebbe svolgersi così. Supponiamo di avere un albero filogenetico molto grande, okay, con tantissimi organismi che si ramifica in maniera complicatissima, va bene così, così, e poi così, così, e poi qua si ramifica così, che ne so, così, così, e va bene, mi invento, d'accordo? Beh, qua non può unirsi ovviamente. E io a un certo punto decido, va bene, ok, allora... Qua tutti i discendenti di questo li chiamiamo un genere. Tutti, a partire da qua in poi li chiamiamo una famiglia. Ok? Famiglia. A partire da qua in poi li chiamiamo un ordine. Questo no, lo chiamiamo un'altra roba, un ordine. E qua la chiamiamo una classe, mi invento. Okay? Ma come ho fatto a decidere io che si taglia qua e non qua? E che qua si taglia qua e non qua? Mi sono inventato io, okay? Questi livelli, questi sette livelli che abbiamo visto, che si chiamano i sette ranghi, ranghi, i sette ranghi, sono arbitrari. Sono arbitrari. Cosa vuol dire? Vuol dire che decido io dove tagliare. Sono arbitrari. Decido io dove tagliare e di solito questi tagli sono fatti per tradizione, okay? Cioè per tradizione noi raggruppiamo tutti gli animali che hanno il pelo e producono latte in un gruppo per conto loro, che chiamiamo mammiferi.
Perché ci fa comodo a noi averlo tagliato così e non averlo tagliato più su o più giù, ok? Sono gruppi ranghi arbitrari, però sono, la maggior parte sono, diciamo, molto ben stabiliti dalla tradizione, ok? Cioè, di solito, la maggior parte della classificazione sono tutti più o meno d'accordo su come è il modo più conveniente di farla, ok? Però i ranghi sono arbitrari, cioè si taglia dove si vuole, più o meno. Inoltre, in mezzo a qua, altra cosa che va detta, ci sono infiniti altri livelli, teoricamente. Io potrei suddividere la classe, tra la classe e l'ordine, riconoscere altri 30.000 ranghi, se volessi, sottoranghi. Allora possiamo fare la sottoclasse, il sopraordine, la sotto-sottoclasse, l'infraordine, l'infraclasse e mille altri ranghi, ma solo questi 7 ranghi qui sono obbligatori, cioè tutti gli organismi che esistono, che siano mai stati classificati, sono classificati almeno entro questi 7 ranghi, cioè hanno, sono almeno parte di una specie, di un genere, di una famiglia, di un ordine, di una classe, di un phylum e di un regno. Ogni organismo vivente è così, ok? Almeno. Per esempio, noi esseri umani siamo Homo sapiens, il nostro genere è Homo, la famiglia è gli ominidi, l'ordine è quello dei primati, la classe i mammiferi, il phylum e i cordati, regno animali, ok? Va bene? Boh. Quindi tutti gli organismi hanno questo sistema qua. Fatta la lezione, ci sono domande su questo? Allora, un taxon è un gruppo, ok? Per esempio, i carnivori è un taxon, i primati è un altro, i lemuri è un altro, il genere Felis è un altro taxon. I cordati è un altro taxon, gli animali è un regno, ok? I ranghi invece sono specie, genere, famiglia, ordine, classe, filum, regno. Cioè sono i livelli, per così dire, ok? Un rango è i livelli su quei 7 lì, e più quelli intermedi che uno si può inventare. Mentre un taxon è proprio un gruppo vero e proprio di organismi, ok? Quindi non facciamo confusione. So che sono cose un po' confuse, ma è l'unica cosa difficile che c'è di questo argomento, sapete. Poi per il resto è solo descrittivo. E oggi, adesso, per i prossimi 20 minuti circa, incominciamo la descrizione dei primi organismi, d'accordo? No, domani c'è un'altra robetta prima di cominciare le piante, ma primi organismi che andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto, dunque, classificazione al massimo livello, parliamo dei regni. Tanto per chiarirci, ok? Tradizionalmente noi riconosciamo 3 regni che sono molto evidenti: il regno degli animali, Animalia, adesso li scriviamo qua, ok? Animalia, il regno delle piante, piante, e il regno dei funghi. Tutti gli altri organismi viventi eucarioti, sono raggruppati in vari gruppi, vari taxa, che a volte sono stati messi all'interno di un unico regno, dei protisti. Protisti. Okay. Questo gruppo, lo scrivo in latino, è un gruppo parafiletico. E quindi questo è un gruppo che non andrebbe usato perché è parafiletico, cioè esclude tutti questi tre. Okay. Questi tre sono all'interno, cioè di vari protisti, alcuni sono più imparentati con i funghi, altri con le piante, altri con gli animali. Non sono imparentati tra loro i protisti, però per comodità, per tradizione, ancora molti nominano questo gruppo, gruppo dei protisti. Allora noi parliamo adesso di questi benedetti protisti. Allora, questi sono tutti eucarioti. La classificazione dei procarioti è uguale, però noi non facciamo niente perché non c'è niente da descrivere. I procarioti sono tutti organismi unicellulari, sappiamo che ci sono gli archei e i batteri, e basta, è inutile che entriamo in dettagli di più perché tutte le caratteristiche che ci sono da descrivere sono microscopiche, quindi a noi non interessano, è difficile da descrivere. Allora cominciamo a descrivere un pochino di organismi che non sono eucarioti, che non sono né animali, né piante, né funghi. Dalla prossima volta, cioè da domani, cominceremo a parlare delle piante, poi parleremo una lezione dei funghi e poi abbiamo un bel pezzo sugli animali e facciamo una descrizione di vari gruppi che esistono, ok? Partendo da oggi. Volete fare un momento di pausa? Sì, facciamo un momento di pausa. Lo dico io.